nato nel 1957 e ripuò gli viene restituito l'onore di avere appunto combattuto. Ma sono tante le figure descritte nel libro. Adesso diciamo sarebbe abbastanza, è un elenco abbastanza lungo, sono moltissimi i nomi. Quello, l'unica cosa sulla quale mi voglio soffermare, perché io personalmente sono interessante, perché appunto fa riferimento a questi personaggi. Io direi che lascio subito la parola ai nostri ben più importanti ospiti per sentire anche loro che cosa ci dicono su questo libro, che personalmente mi ha veramente... Va bene, intanto vorrei ringraziare comunque i padroni di casa, prima di tutto il professor Claudio Loriacono e il professor Michele Bernardini per la squisita ospitalità, ma soprattutto per quello che fanno. Continuate ad andare. Siamo arrivati a Baku allora, eravamo nel 1951 e non è che ci fossero molti aerei, eccetera, insomma ci hanno mandato in treno. Ci hanno mandato in treno e sono stati 2 giorni e mezzo di viaggio, perché il treno non superava più di 50-60 km per via del fatto che le rotaie non posavano sul pietrisco, non posavano sul cemento, posavano sul terreno. Ecco perché poi i treni russi, piccola parentesi, azione di stati molto diversi fra loro, non solo per le parlate, naturalmente tutti per comunicare parlavano russo, ma appena potevano c'era la lingua locale. Abbiamo visto con nostra sorpresa subito dei cammelli e dei dromedari, siccome era una delegazione che io allora da prudente dirigevo nel 1951, dato che siamo a Roma, colgo l'occasione per dire che in quella delegazione di studenti ci sarà uno studente, allora era, che poi diventerà a Roma uno dei più grandi architetti, Aimonino. Carlo Aimonino. Carlo Aimonino. Siamo semestre dei nati, della classe nata nel 1926, c'ero dentro io, ho dovuto rendermi clandestino immediatamente. Bene, il firmatario di questo manifesto che reca: se le persone non si presentano verranno considerati. Questa sigla, questo acronimo non è stato registrato in nessuna parte, in nessun registro, ci sono dei giornali, giornaletti sì, ma non sono validi ai sensi della legge per intentare una causa. Se la facciamo, la perdiamo assolutamente, quindi è persa fin dall'inizio, quindi è andata a finire in...